Avete mai visto il tram a Londra? Ebbene sì, c'è anche il tram. Guardate che carino! A due passi da casa. Ciao ragazzi! Ciao! Oggi diamo un consiglio. In pratica, se dovete comprare qualche cosa, ovviamente potete, avete l'imbarazzo della scelta, è chiaro, cioè potete andare negli Off License, potete andare nei Poundland, dove ci sono ovviamente un sacco di cose super economiche, oppure potete andare anche, guardate, IKEA. A parte stanno questi cosi giganteschi qua, questo è un IKEA abbastanza grande. Giuliana, col telefonino alla mano, dove sono gli IKEA di Londra? Allora, questa qui è l'IKEA di Croydon, quindi stiamo parlando in zona 1000, di zona 5 a sud. Perché noi in pratica... Perché ci trovavamo da queste parti. Sì. Però adesso Giuliana vi dirà dove sono tutte le altre IKEA, che allora, poi tra l'altro in Inghilterra si pronuncia in inglese, si pronuncia IKEA. Se dite excuse me, where can I find IKEA? Non ti capiranno mai e poi mai. Allora, abbiamo quindi un IKEA a Croydon, un IKEA Greenwich che si trova invece più ad est, ovviamente. Poi abbiamo un IKEA al Westfield. Cioè, quindi in pratica a Stratford. Proprio... Sì. È Westfield di Stratford? Westfield Stratford. Perfetto, sì. Ok, e poi abbiamo un'altra IKEA, un'altra sede, che si trova invece in una zona molto molto centrale, in pratica a due passi dal British Museum, diciamo a metà tra tre fermate dell'underground, come Warren Street, Houston Square. Cioè, quindi in pratica proprio nel centro. E Good Street, quindi sono tre fermate della zona 1, ovviamente, che si trovano tutte in centro, chiaramente, dove potrete scendere per raggiungere molto facilmente l'IKEA. Ok, vabbè, incamminiamoci intanto. E Giuliana stava guardando indietro perché uno in pratica che è venuto vicino ha detto: ma voi siete della zona? E io dico: no, non sono della zona, io sono del mondo, sono cittadino del mondo. E lui mi dice: no, perché guarda, ci sta mia moglie che è incinta, ha un braccio rotto e guarda caso mi è caduto. Che cosa? Breakfast, una sterlina 75. Mamma mia, invece noi oggi abbiamo speso, vabbè, ma noi ci siamo voluti coccolare oggi, abbiamo speso 15 sterline, però era bellissimo. 15 sterline per due. 15 sterline per due English breakfast. Sì, ma era praticamente un pranzone. Sì, infatti adesso sono le 8 di sera. Ho fame. Che poi tra l'altro avete visto il tempo, cioè non cala mai il sole. Guarda che bello questo albero lì dietro. Sì, vabbè, comunque stavo spiegando, questo qua dice mia moglie è incinta e... Oh, no, macchina. Mia moglie è incinta, è venuta qui e siccome ha un braccio rotto, in pratica le è caduto le sono cadute le chiavi della macchina dentro un tombino e quindi volevo sapere se potevi venire dentro quella siepe lì, certo, isolatissima, per aiutarmi. E io ho detto: sto cazzo! E ho detto: vabbè, si volea! E ci vediamo! Quindi niente. E vabbè, niente, noi siamo davanti appunto a l'IKEA, siamo per entrare e Giuliana è felicissima. E andiamo a spendere soldi, andiamo a comprare delle cose nuove, perché non perché ci dobbiamo sposare, perché già abbiamo tutto a casa, io e il piccolo diavolo. Oh, prendiamo un carrello. Ecco qua. E quindi quando sentite queste cose dalla vostra fidanzata, sapete che è l'inizio della fine. Siamo venuti per comprare due piatti nuovi e due tazze nuove. Ha detto: pigliamo il carrello. Poi vi faccio sapere quanto abbiamo speso. La felicità. Stiamo all'IKEA. Come sono felice. One eternity later. Sono tornato dopo una bellissima passeggiata all'IKEA. E come promesso, ragazzi, dal mio studiolo di Londra, vi faccio vedere cosa la mia fidanzata ha voluto comprare. Siamo partiti che dovevamo comprare... Giuliana? Cosa dovevamo comprare? Due bicchieri e due tazze. Due bicchieri e due tazze. Ed ecco qui
che cosa abbiamo comprato. E adesso vi faccio vedere. Considerate che dovevamo comprare due bicchieri e due tazze, due nuove tovagliette per mangiare in maniera colorosa. Colorosa, ho coniato un nuovo termine. Poi delle pezze per asciugare i piatti, pezze inutilissime perché ne abbiamo un milione. Devo aggiustare un po' questa mia sedia. Poi dei mestoli utilissimi. E guardate, e così è contenta. Poi due tazze, concediamoglielo. Poi se ne è uscita che voleva anche un pentolino. E io, cioè, poi mi dimentico, quella è femminuccia, gioca con le ventole. Una padella wok. E poi alla fine, due piatti piani e due piatti fondi. Per la modica cifra di... Giuliana? Quanto abbiamo speso? Poco. Quanto? 25. Come? 25. 25 sterline. Ma mica, vabbè, 25 sterline non è che sono tante, però quando uno dice, vabbè, andiamo per spendere sì e no 5 sterline, cioè usciamo con 25. Immaginatevi quando la vostra fidanzata vi dirà, andiamo lì che c'è qualcosa di economico, non ti preoccupare, spendiamo sugli 80 euro e iniziate a venire con la carta di credito bella piena. Vabbè ragazzi, se questi video vi piacciono un po' più così, insomma un po' più random, perché ovviamente voglio alternare tra quelli informativi e quelli un po' più senza troppo montaggio, senza troppi fronzoli, un po' così in maniera amichevole, mettete un bel mi piace, condividete, lasciatemi un commento e soprattutto chi non mette mi piace mi sta molto antipatico, mettiamola così, mi sta molto antipatico. Giuliano, ti sta antipatico? E chi mette il non mi piace? E come giustamente dice la mia fidanzata saggissima Giuliana, dice, e chi non mette un bel mi piace, me lo mangio nella brace. Così? Niente, non ce la faccio proprio, veramente. Sto stanco. Ciao, aiuto.